La Brexit, ovvero l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, e le politiche sociali e occupazionali dell'Unione Europea sono i due temi proposti per il concorso Diventiamo cittadini europei, per un'Europa più unita, più democratica e più solidale. L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte e dalla Consulta regionale europea, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e il Parlamento europeo, è riservata agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte. Per illustrare i temi in questione, nell'aula di Palazzo Lascaris si è svolto il corso di aggiornamento per insegnanti. Per la preparazione del concorso proseguirà invece, fino al 7 dicembre, il ciclo di conferenze nelle scuole rivolto agli allievi che intendono partecipare. Gli elaborati devono essere individuali e inviati per posta entro giovedì 21 dicembre alla Consulta europea del Consiglio regionale in via Alfieri 15 a Torino. La Consulta europea sta lavorando alla formazione degli insegnanti, alla formazione degli amministratori, dei tecnici, un grande investimento che verrà riversato sui ragazzi in preparazione delle tante iniziative, dei prossimi concorsi. La scommessa è grande, è importante riuscire a portare i nostri ragazzi con un pensiero verso l'Europa e a diventare cittadini sicuramente italiani, ma cittadini d'Europa. Quali sono gli spunti di riflessione proposti per questa edizione del concorso? Sì, sono due sostanzialmente. Tutti gli anni si cerca di avere dei temi di attualità per l'Unione Europea. Devo dire che l'Unione Europea di temi ne ha tanti di attualità perché è sempre al centro di ogni dibattito. Quest'anno sono stati scelti due temi importanti. Uno è la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, con problemi di tutti i tipi e tutti i generi, problemi giuridici, come si fa a uscire, eccetera, e le conseguenze che questo avrà. Non facilmente valutabile allo stato attuale, ma si incomincia a discutere. A Londra dicono che non fanno altro che a discutere della Brexit, una cosa per loro molto importante, credo anche per noi. Secondo tema è il tema dell'occupazione, perché non c'è dubbio che l'Europa sta marciando a velocità diverse, ci sono paesi in forte sviluppo e altri sicuramente più deboli. Noi in Italia abbiamo una situazione di disoccupazione giovanile che è davvero impressionante e quindi il problema è di vedere che tipo di politica può fare l'Unione Europea, se ne ha le competenze e se può fare una politica a favore dell'occupazione, che poi è la base di tutta la società. Senza lavoro una società vive malissimo.